adesso è arrivato quel momento in cui il dottor Giuliano Sorrentino, che è ormai una vera enciclopedia umana, ci narrerà come vedono gli animali, in particolare ovviamente il cane, perché abbiamo detto che i colori esistono anche per loro, però dobbiamo capire come li vedono, e soprattutto partiamo ovviamente come sempre dalle basi di tutto, ovvero da come e quando si sviluppa la vista nel cane. Allora, il cane nasce cieco, quindi poi gli occhi si aprono verso l'ottavo nono giorno. Diciamo che la vista di quella che si evolve fino al terzo mese, per cui prima del terzo mese il cane non è che vede benissimo. Al terzo mese comincia ad avere la vista che poi avrà da adulto. Non tutti i cani hanno la stessa vista, ci sono alcune razze che sono un po' più miopi dell'altra, insomma sono studi chiaramente che stanno sempre più arrivando, e quindi diciamo che anche nel cane c'è una specificità di razza. Ricordiamo che gli occhiali non vanno bene, no, per i cani. Non so cosa ne pensa dottor Vergara. Dottor Vergara. È vero, è vero. Allora, nel corso di questa stagione sì, abbiamo capito che ci sono molti sensi che sono particolarmente sviluppati, per esempio l'olfatto, l'udito. Invece come si posiziona la vista in questo schema? Sembra che sia un organo meno importante, il cane è importantissimo. Ha una visione diversa dalla nostra, cerchiamo un po' di capire quali sono le differenze, perché così ci aiutano a vedere meglio la specificità del cane. Il cane ha un campo visivo molto più ampio del nostro, anche un campo sia frontale che laterale molto più ampio, circa quasi una volta e mezzo, quindi 240 gradi. Quindi anche sul campo laterale c'è una visione laterale anche più ampia del gatto, vabbè poi non ce lo spiegheranno, proprio perché essendo un predatore ha necessità di avere una vista abbastanza orientata verso lo scopo, quindi da vicino ci vede meno bene, quindi per mettere a fuoco ci vogliono circa 50 centimetri, cosa che noi invece ne utilizziamo 15-16, uh-huh. Quindi da vicino a miope sostanzialmente, se vogliamo parlarne un po' per un concetto ne possiamo capire. Quindi vede meglio da lontano in movimento. E soprattutto al buio vede molto meglio di noi, quindi ha necessità di pochissima luce per vedere il movimento da lontano, mentre noi abbiamo una migliore vista da vicino. Qualche razza è più miope dell'altra, per esempio il Carlino è proprio miope, da vicino ci vede molto poco, anche i levrieri. Ma visto che la puntata è sul colore, quali colori vedono i cani? Allora, la vista del cane è dicromatica, cioè due gamme di colori che riescono a distinguere benissimo, che sono il giallo e il blu. Noi ne abbiamo di più, e le sfumature tra questi colori sono sfumature di grigio. Quindi faccio un esempio: come vede il prato il cane? Grigio. Più l'erba molto verde, molto gialla, sfumatura di grigio. Quindi il top per creargli un problema è avere una pallina rossa in un campo verde. Quasi non la distingue. Questo gli crea un problema perché la pallina rossa lui la vede sfumatura di grigio, sfumatura di grigio che è l'erba verde. E quindi anche nel gioco lo mettiamo più in difficoltà, o comunque sì, vabbè, va a compensare con gli altri? Se sulla staticità lo mettiamo in difficoltà, sul movimento no, perché riesce a percepire la luminosità diversa in movimento della sfumatura di grigio. Quindi se uno vuole usare in un campo verde è meglio la pallina gialla, che il cane la percepisce immediatamente. Quindi ecco, anticipo una domanda che le avrei fatto dopo, però appunto noi utilizziamo tutti questi giocattoli molto colorati quando giochiamo, no? Anche come facciamo con i bambini c'è poi? C'è stato un test che è stato fatto abbastanza, no, scientifico, quindi hanno preso, mi dispiace, per piccole forme di piccoli gatti di vario colore, e poi hanno stimolato, diciamo, il cane, no, in base alla forma, alla dimensione, al colore. Piccoli gatti veri? Piccoli gatti, no. Forme tipo gatti. Mi no? Stavo preoccupando. Quindi chiaramente sono stati stimolati in questo senso. Uh-huh. E si è visto appunto che non è tanto la forma quanto il colore a mettere sulla scelta. Quindi ovviamente il giallo e il blu lo vedono benissimo. L'altro c'è la sfumatura di grigio, e quindi non c'è una distinzione così particolare. La qualità sulle sfumature è molto più bassa della nostra, e soprattutto in staticità, quando un oggetto è fermo e da vicino. Quindi diciamo che è una vista predisposta al lavoro, quindi alla preda, al movimento, eccetera, soprattutto anche al buio, perché la
se vogliamo dare una sensazione, quindi la gamma di giallo eccita i neuroni, la gamma di blu li inibisce. Così c'è questa differenza. Nella gamma di blu quasi quasi sembra che il cane abbia addirittura una visione migliore della nostra, perché vede anche delle sfumature ultraviolette, quindi viola-blu. I colore rosso e verde non stimolano niente, sono neutri, non stimolano nessuna accitazione del sistema nervoso legato alla vista, zero proprio, e quindi chiaramente c'è questa proprio attività neuronale completamente differente, perché c'è una differenza di struttura della retina, quindi i coni e i bastoncelli, i coni deputati ai colori, i bastoncelli alla luminosità, al movimento, sono completamente diversi come struttura e come numero. In più il cane ha la lente è molto più vicina alla retina, quindi da lontano vede molto meglio, e poi al tappeto lucidum, che è ulteriore struttura che per acquisire la luce al buio in condizioni di scarsa illuminazione. Quindi ci sono tutte le caratteristiche perché ha un occhio funzionale. Ma quindi esiste anche un legame tra colori ed emozioni? Ma per dire la cromoterapia, io non sono un fan nel cane, nel senso che sicuramente un colore giallo in movimento eccita molto, perché è chiaro che attiva molto il cane, soprattutto, ecco, ripeto, una pallina lanciata gialla aiuta molto di più che una pallina rossa. Tanto spieghiamo anche cos'è un po' la cromoterapia. La cromoterapia che si usa in umana, in veterina non si usa, almeno proprio perché c'è questa difficoltà e anche questa proprio impossibilità nel cane di distinguere tutta la gamma di colori. La cromoterapia, ci sono alcuni colori che stimolano delle emozioni, quindi il blu la calma, il rosso, cioè, quindi sono varie situazioni. Esatto, e possono influenzare proprio il benessere psicofisico delle persone. Nel cane diciamo che possono essere d'aiuto nel momento in cui tu hai la gamma di colori, ovviamente hai uno scopo, quindi è importante la dimensione, la forma che il cane distingue abbastanza bene, soprattutto se è accompagnato da un colore che lui riesce a vedere bene e meglio, che è il giallo e il blu. Ovviamente con il blu, ripeto che la gamma ultravioletta è molto sviluppata nel cane, quindi viola-blu lo vede molto bene. Quindi se il cane si dovesse trovare di fronte a una discriminazione visiva, cosa che abbiamo affrontato già in passato anche con l'educatore Fabio Marinoni, lui in base a quale parametro sceglie qualcosa? Cioè, lo abbiamo visto con degli oggetti, no? Quindi la forma, il colore, i contorni, cosa va a cercare? Contorno pochissimo, contorno perché è molto più sfumato rispetto alla nostra qualità. Va sulla forma e il colore, se il colore lo percepisce in maniera importante, quindi con una differenza notevole di cromatura, quindi il giallo e il blu. Tutto il resto sono sfumature di grigio che chiaramente attirano l'attenzione, soprattutto se sono in movimento, non è che il cane si disinteressa di questo. Però è ovvio che, ripeto, giallo in movimento è veramente per il cane eccitante, nel senso che, ecco, una pallina gialla lanciata. Le palline lanciata, da tennis infatti vanno proprio la pallina gialla la lanciata, maggiore. Insomma, è veramente anche una blu, ovviamente, però, diciamo, se vogliamo vincere facile, no? Usiamo questo tipo di colore, anche perché la distingue in tutte le situazioni. In qualunque situazione si trova, il cane riesce a distinguerla molto bene. Ma visto che abbiamo detto che, insomma, distingue pochi colori, no? Poche sfumature, si potrebbe pensare che magari i colori non abbiano tutta questa importanza nella sua vita. In realtà, non so quanto nel cane, nel mondo animale, comunque i colori hanno la loro funzione. Com'è sì, per il cane? Il cane, allora ripeto, il cane è importante la sfumatura associata al movimento, perché ripeto, la staticità è meno accolta, è meno particolarizzata, quindi vede i contorni molto meno dettagliati di noi, un pochino meglio da lontano, ma da vicino molto meno. Per cui, ecco, importante è nel cane, essendo un predatore, la forma, l'odore e poi il movimento legato poi, chiaro che se un colore brillante eccetera lo vede molto meglio,
però generalmente le prede non sono, difficilmente sono gialle o soprattutto blu. Difficile. Infatti è questo pensavo, no? Al fatto del, sì, del predatorio, no? Quindi quando loro sono in natura e vedono, magari abbiamo visto prima l'immagine del camaleonte che cambia colore in base alla superficie anche, sì, per nascondersi da eventuali predatori. Ovviamente loro non cambiano colore, però magari riescono a percepire il mutamento di colore delle prede. Riesco, cioè se sul grigio difficile, da fermo molto difficile. Molto difficile. Tant'è che se noi vediamo anche i cani da ferma, no, quelli che fermano la preda, che non sono mai gialla o blu, ma sono sempre sfumature di marrone, cioè, non la vedono, la sentono. La sentono. Dentro una macchia non la vedono proprio. Già noi avremo difficoltà a vederla, ma il cane non la distingue proprio. La sente col naso, la sente assolutamente. Poi chiaramente quando parte, no, a beccaccia eccetera, poi ne percepisce il movimento e il rumore delle ali, però da fermo in un prato non la vede, assolutamente. Noi abbiamo già difficoltà a vederla per conto nostro, insomma, eccetera, ma il cane proprio non la vede e quindi la percepisce col naso. Ecco perché sono così importanti nella caccia i cani che hanno un ottimo fiuto per queste situazioni e non una vista, insomma, perché la vista serve più per altre, in altre situazioni. Quindi graduatoria dei sensi per chiudere questa intervista. Al primo posto abbiamo l'odorato. L'olfatto. Ma l'odorato, udito e vista sono per un predatore fondamentali. E quindi secondo me è chiaro che l'odorato del cane è sviluppato per una particolarità struttura, per una particolare struttura del naso, e quindi ha una serie di percezioni delle particelle odorose che è invidiabile e incredibile, no? Quindi se c'è una particolarità è il naso, no? Perché lo sviluppo e una cosa che va sempre detta, che una parte delle fibre olfattive arrivano nella corteccia e quindi attivano il cognitivo. Questo è importante. È la stessa, quando il cane odora, vabbè, sforiamo un po', ma è importante capire, quando il cane odora è come quando noi leggiamo. Quindi ci possiamo divertire, ci possiamo incuriosire, ma ci possiamo anche informare o meditare. La stessa cosa, alcune fibre vanno poi sulla memoria, sul cognitivo, quindi l'odorato del cane secondo me è ancora un mistero. Per ha un paragone anche per la vista? Quando il cane guarda è come quando noi? Quando il cane guarda è come quando noi vediamo un programma televisivo, cioè in movimento, sì, è quello. Anche se lui ha una visione molto più laterale, quindi è come se fosse in un cinema, con un grandangolo, ecco, è una visione grandangolare con la macchina fotografica. Quello credo sia in un binocolo grandangolare, adesso non so se esista, ma poi il senso è quello, sì. E poi c'è una particolarità nel cane sullo sguardo, che noi non abbiamo mai approfondito, però è molto interessante. Lo sguardo del cane è diverso da quello del lupo, perché nella differenza, e alcune razze di cani non hanno questa possibilità come il lupo, tipo il Siberian Husky, i cani, se avete notato, sollevano il sopracciglio nel lupo. Questo sono fibre che non sono così sviluppate, nel Siberian Husky la stessa cosa, e questa particolarità dà quel senso di amorevole, sì, empatia che ci viene quando vediamo un cucciolo o i cani, perché hanno questa situazione che si è sviluppata successivamente. Il lupo non c'è, e certo, quindi lo sguardo legato alla vista è una cosa nuova in questa specie, proprio perché alzare i muscoli sovraorbitali non è delle, quindi questa espressione quasi languida non esiste nel lupo e in alcune razze, certo, di cani. Approfondiremo poi anche, sì, lo sguardo, gli occhi negli occhi con l'educatore Fabio Marinoni, ormai insomma lo sapete, sono grandi amici. Intanto grazie dottor Giuliano Sorrentino. Prego. Ci ha fatto capire tutto perfettamente.